Oggi vi presento un prodotto desueto e consueto molto particolare. Si chiama Rondinax. La Rondinax era o è, a piacere, un tank per sviluppare le pellicole che aveva ideato Agfa, la compianta Agfa. Ne aveva ideati diversi modelli. Il brevetto addirittura è stato depositato negli anni 30. Dagli anni 30 fino agli anni 70 è stata in produzione e c'era un modello che si chiamava 35 per sviluppare le pellicole 35 mm, quindi in formato 24-36 mm, e poi la Rondinax 60 che invece è o era, a piacere, la sviluppatrice che serviva per sviluppare le pellicole 120, cioè diciamo le cosiddette 6x6. Ha avuto successo, non ha avuto successo, ha avuto un certo successo. Che differenza c'è tra questa tank, chiamiamola così, e tutte le altre tank del mondo? Che questa tank non soltanto è a tenuta di luce durante lo sviluppo, e questo la accomuna alle normali tank come le Patterson, eccetera, ma questa tank è a tenuta di luce anche mentre si carica la pellicola nella spirale, e questo fa della Rondinax una tank decisamente inconsueta, cioè questa può anche essere caricata alla luce, quindi non solo non serve una zona completamente buia per caricare la pellicola nella spirale, non serve neanche la changing bag, quindi si prende la pellicola, la si inserisce, adesso vedremo come, si carica la pellicola nella spirale e poi si procede con lo sviluppo. E adesso vi spiego come funziona. Allora, vedete che all'interno c'è la sua spirale. Attaccato alla spirale c'è una pinza di acciaio. Questo è una sorta di scivolo o invito che serve per far entrare la pellicola correttamente. Quindi si prende la pellicola esposta, si taglia in maniera leggermente arrotondata. Così la coda si inserisce la pellicola in questo modo, si chiude anche da questa parte, poi si recupera la molletta, poi si appoggia questa morsa o molla d'acciaio in questo punto per agganciare la pellicola, che deve essere perfettamente al centro. La si mette in posizione così, ci si assicura che sia perfettamente bloccata e sigillata. Adesso la prima parte ve la faccio vedere in movimento, poi dobbiamo chiudere la tank, ed è quello che poi si fa chiaramente quando si usa, quando bisogna spirare la pellicola da sviluppare nella spirale. Perché sennò ci sono poi problemi quando si lavora con la taglierina. Ok, vedete il principio, come fa a caricarla? Vedete, girando qua la pellicola piano piano si carica nella spirale. Adesso chiudiamo. Qua c'è il riferimento 12, 24, 36 che serve per capire quanta pellicola è già stata caricata. Adesso vedrete che man mano che io giro questa manopola, il riferimento sale, vedete che c'è un riferimento nero che sta salendo dal 12 per passare poi al 24 e al 36. Intanto la pellicola si sta caricando nella spirale. Andiamo avanti fino a che non è tutta inserita. Siamo a 26-27 pose già caricate. Andiamo avanti. Ok, adesso è in tensione totale, quindi vuol dire che tutta la pellicola è stata caricata nella spirale, e usando questo pulsante che è collegato a una taglierina dobbiamo chiaramente tagliare la pellicola in modo da fare in modo successivamente di poter girare questa manopola per poter far girare poi la spirale nello sviluppo, perché questa tank chiaramente non è possibile, non si può rovesciarla come le tank normali. Quindi tiriamo verso l'alto il pulsante, finché siamo sicuri che la pellicola si è staccata dal rullino,
infatti vedete che adesso gira liberamente. Se io adesso apro, e lo faccio ovviamente, vedete che il rullino è rimasto in questa posizione ed è stato tranciato e tutta la pellicola è caricata nella spirale ed è pronta per essere sviluppata. Bene, e a questo punto adesso prendiamo chiaramente una pellicola esposta correttamente e cominciamo con lo sviluppo. Ok, allora, sempre con questa pellicola che abbiamo, diciamo, sacrificato, adesso vi faccio vedere, prima dello sviluppo, com'è posizionata, vedete, la pellicola all'interno della spirale della Rondinax, vedete? Perfetta, nessuna sovrapposizione, pronta per essere sviluppata. Adesso facciamo le cose serie e poi prendiamo quindi la pellicola vera da sviluppare e attacchiamo con il lavoro vero. Ok, la pellicola che svilupperemo è una Rolley Superpan 200, pellicola che tra l'altro io amo particolarmente, gamma tonale incredibile se correttamente sviluppata, base anziché il tradizionale triacetato, la base è un PET, quindi è un supporto leggermente più sottile ma molto più trasparente e questo lo si nota sia in fase di stampa che per chi ha necessità in fase di scansione della pellicola. Il PET asciuga in 20-25 minuti a temperatura ambiente, quindi a 20 gradi, appendendo come di tradizione la pellicola nel boss doccia, mentre invece un triacetato di solito normale asciuga in un paio d'ore. Quindi l'altro vantaggio del PET è il fatto che asciuga quasi in tempo reale. Abbiamo usato come macchina una fotocamera incredibile, per come la vedo io. Tra l'altro relativamente poco capita, così come non è stata capita la Rondinax, se non sarebbe nata la Patterson, che è la Leica CL, che è questa sorta di ibrido, diciamo, tedesco-nipponico, una compatta, anche se compatta parlando di Leica può sembrare riducente, comunque una compatta con in attacco baionetta M, quindi in grado di montare tutti gli obiettivi Leica M, e in questo caso abbiamo lavorato con il Summicron 40 mm, proprio quello dedicato alla Leica CL, Summicron 40 mm F2, made in Germany, tra parentesi. È una macchina che non è stata capita, come non è stata capita ai tempi la M5, per parlare di un'altra fotocamera di Leica. Questa macchina dispone di un esposimetro TTL, quindi annegato all'interno dell'obiettivo, si mette in posizione quando si arma l'otturatore, tempi di scatto da un millesimo fino a, mi sembra, mezzo secondo più la posa B, macchina completamente meccanica, c'è un esposimetro e c'è chiaramente una pila che serve soltanto a alimentare però l'esposimetro interno, quindi la macchina, come la M6, per parlare di una macchina decisamente più blasonata della Leica CL, funziona senza batteria su tutti i tempi di scatto. Però a differenza della M6, la CL chiaramente pesa ed è grande praticamente la metà, quindi direi che è straordinaria la trasportabilità e la leggerezza dell'oggetto. Calcolando poi che gli obiettivi sono i medesimi, il risultato finale è lo stesso. Ovviamente la messa a fuoco è presente ed è telemetrica, pensiamo alla Rolley 35 che ha invece una messa a fuoco a stima, non facile da usare, mentre invece la Leica CL ha un telemetro incorporato e poi, affascinante, l'aggancio per la cinghia tracolla, anziché essere sui due lati è posizionato in questa posizione, in modo da tenere la macchina in modo che non oscilli troppo al collo quando ci si sposta tra uno shooting e l'altro. Insomma, direi una macchina fiabesca. Beh, già che ci siamo, vediamo anche come è fatta dentro. Chiaramente non c'è una guarnizione che sia una, quindi il problema delle spugnette che nel corso dei decenni, perché questa è una macchina che ha decenni, si decompongono qua, non esiste. Questo è il press a pellicole, tendina in stoffa che anziché a scorrimento diciamo orizzontale tradizionale di Leica è a scorrimento verticale. Questa è la pila che alimenta esclusivamente l'esposimetro e una volta che la fotocamera è carica, la si richiude in questo modo ed è pronta a scattare. Questo è
bottone, scusate, la leva di riavvolgimento quando la pellicola è stata completamente esposta, e questo è il bottone che sgancia il sistema di trascinamento per poter riavvolgere la pellicola. Quindi poche cose ultra essenziali, ma tutto quello che serve per fare delle foto, lo vedremo tra poco, io immagino straordinarie. Questa macchina, tra l'altro, ha ancora il suo paraluce in gomma collassabile, rarissimo da trovare, e anche il suo tappo. Bene, adesso carichiamo la nostra Super Pan 200 nella nostra Rondinax 35U. Ok, allora cominciamo a togliere la parte iniziale della la coda della pellicola, sagomiamo leggermente i due bordi. Così inseriamo la pellicola all'interno della nostra Rondinax U, U come U-Boot, chiudiamo, mettiamo la pellicola in questo punto, prendiamo la nostra tenace pinza di acciaio, la mettiamo in posizione, appoggiamo la pellicola sulla nostra pinza, facendo attenzione che la pellicola sia esattamente al centro, chiudiamo. Ci accertiamo che sia perfettamente bloccata. Iniziamo a far entrare la prima parte all'interno e a questo punto chiudiamo ovviamente. Qui siamo a 0, 12, 24, 36. Mettiamo il riferimento su chiuso, ok, e iniziamo a caricare la pellicola. Che qualcuno ce la mandi buona. Ok, abbiamo caricato 12 fotogrammi. Non riesce più ad andare avanti la pellicola, quindi siamo arrivati a aver caricato l'ultimo fotogramma. Pulsante della taglierina. Secondo me adesso è il rumore teutonico, la pellicola è tagliata. Vediamo se adesso qui gira, vuol dire che la pellicola è stata tagliata e la spirale è libera di muoversi. Infatti. Ok, adesso prepariamo la chimica di sviluppo. Ok, allora usiamo come sviluppo l'idrofen o idrofen di Bellini, può essere diluito o 1 più 15 o 1 più 31, questa volta lavoriamo a 1 più 15 per 6 minuti e mezzo. Siccome però qui l'agitazione continua, si suggerisce di diminuire il tempo totale di sviluppo del 15%, quindi da 6 minuti e mezzo probabilmente faremo un 6 minuti. L'arresto sempre della Bellini è questo, bagno d'arresto della Bellini. Per un minuto come al solito, diluizione 1 più 19 e poi fissaggio sempre dalla italiana Bellini, il Fix 100 diluito 1 più 4 per 5-6 minuti. Adesso prepariamo il bagno di sviluppo a 20 gradi. Un vantaggio della Rondinax rispetto a diverse tank in commercio come Patterson eccetera è che la Rondinax ha bisogno di solo 200 ml di soluzione, quindi 200 ml di sviluppo, 200 ml di arresto, 200 ml di fissaggio. Lavorando a 1 più 15, quindi 200 diviso 16 fa 12,5, dobbiamo mettere 12,5 ml di idrofen che abbiamo già preparato in 180 rotti millilitri di acqua, che è questa a 20 gradi. Quindi prepariamo la nostra soluzione di sviluppo, risciacquiamo come si fa di solito la nostra provetta, in modo che tutto l'idrofen finisca nello sviluppo. Mettiamo un attimino da parte lo sviluppo, prendiamo un ricco cronometro digitale e iniziamo naturalmente dal prebagno, perché anche se nelle istruzioni della Rondinax il prebagno non è previsto, noi il prebagno per togliere lo strato antialo lo facciamo sempre. Quindi 200 ml di acqua per fare il prebagno per un minuto e cominciamo quindi col nostro prebagno e partiamo con le danze. Facciamo partire il nostro cronometro, ovviamente iniziamo a girare,
metà della spirale è sommersa, in questo caso nell'acqua, e l'altra metà è all'aria. E giriamo per un minuto e facciamo il nostro prebagno, in modo che tutto lo strato antialo della pellicola si sciolga nell'acqua. E che la pellicola sia perfettamente bagnata quando poi incontrerà il suo beneamato sviluppo, in modo da evitare la formazione di bolle d'aria e altre cose del genere. Tra l'altro, la Rondinax non prevede di poter battere la tank come si fa normalmente per sganciare le eventuali bolle d'aria. Quindi, a maggior ragione ci vuole il prebagno. Abbiamo quasi finito il minuto di prebagno, siamo a 50 secondi. Continuiamo a girare allegri e lieti. Ok, il minuto di prebagno è terminato. Chiaramente teniamo, rovesciamo il nostro solito colore inchiostro Mont Blanc, che accerta che tutto lo strato antialo è stato eliminato. Mettiamo da parte, ce lo beviamo dopo col tè. E adesso azzeriamo il nostro cronometro e attacchiamo con lo sviluppo. E adesso non si torna più indietro. Ok, tutti i 200 ml sono entrati, facciamo partire il nostro cronometro. Abbiamo detto 6 minuti e mezzo. Dobbiamo ruotare ininterrottamente, quindi per 6 minuti e mezzo, la spirale. Però abbiamo detto anche che siccome c'è una rotazione continua dobbiamo ridurre del 15% il tempo di sviluppo, quindi da 6 minuti e mezzo, il 15% dunque 6 minuti e mezzo sono 360, sono 390 secondi, il 15% sono 39 più 19, 58, un minuto in meno, quindi anziché 6 minuti e mezzo svilupperemo per 5 minuti e mezzo, quindi il 15% in meno. Per non tediarvi troppo, ci rivediamo tra 5 minuti e mezzo, signori. Notate che il termometro incorporato nella Rondinax è andato a 20 gradi centigradi. Quindi abbiamo la certezza, almeno la certezza matematica, che stiamo lavorando con la giusta temperatura. Ok, 5 minuti e mezzo in questo momento. Rovesciamo lo sviluppo. Chiaramente questo, come il 99% degli sviluppi, sono one shot, quindi non sono riutilizzabili. E procediamo con il bagno di arresto. Un minuto di arresto, sempre 200 ml. Quindi inseriamo il nostro arresto all'interno della Rondinax, azzeriamo il nostro cronometro e ricominciamo a girare con il bagno di arresto. Da un lato ovviamente si arresta il processo di sviluppo, lo dice la parola stessa. Contemporaneamente si evita che lo sviluppo vada a contaminare il fissaggio, quindi si aumenta l'aspettativa di vita chimica del fissaggio prima che il fissaggio diventi esausto. Ci vediamo fra una quarantina di secondi quando ho finito il bagno di arresto. Ok, il minuto di arresto è terminato. L'arresto ovviamente lo recuperiamo. E adesso il fissaggio, un bel 5 minuti di fissaggio a questa Super Pan 200 di Rolle, non li toglie nessuno. Sempre 200 ml, che non sono parenti dei 300, è il 50% in meno, no, è il 30 rotti per cento in meno della chimica richiesta da una normale tank quando si lavora con una spirale 20, per il formato 24-36 mm. Mettiamo il nostro a meno fissaggio, sempre della Bellini, 1 più 4 a 20 gradi. Facciamo partire il nostro cronometro. Ricominciamo a ruotare perché, come vi ho già detto, ma ve lo ripeto, metà della spirale della pellicola è immersa nella chimica, l'altra metà non è, diciamo, un po' come gli iceberg, no? Beh, lì una buona parte è immersa e una piccola parte è in immersione. Comunque, metà è immersa e metà è emersa. E quindi, se non giriamo, chiaramente la chimica non può lavorare adeguatamente su tutta la pellicola. Quindi
col fatto della metà immersa e metà immersa, mi sa che quella U di Rondinax U35 ha proprio a che fare con l'U-Bot, perché metà era immerso e metà era immerso. E ci vediamo fra 5-6 minuti, signori, a fissaggio ultimato. Bene, allora, cominciamo la manovra di lavaggio. Non so se lo intravedete, ma io vedo già da qua che la pellicola è perfettamente sviluppata ed è anche perfettamente fissata. Ancora non la possiamo togliere ovviamente dalla spirale. Vediamo se non è stata iper sviluppata. Sempre meglio una pellicola iper che ipo sviluppata. Ma la perfezione non è di questo mondo. Mettiamo acqua a 20 gradi per effettuare il lavaggio, anche se il lavaggio lo potremmo fare tranquillamente togliendo la spirale, ma il gusto di usare la Rondinax fino alla fine non ce lo leva nessuno. Ok, possiamo anche levare il salterello e a questo punto giriamo per 2-3 minuti e cambiamo l'acqua 4-5 volte per passare poi chiaramente al risciacquo finale in acqua depurata o demineralizzata a piacere con l'imbibente. Bene, ci vediamo a lavaggio ultimato, signori. Lavaggio terminato, risciacquo finale, acqua depurata o demineralizzata. Sarebbe opportuno l'acqua depurata, proprio quella per i laboratori chimici, non quella demineralizzata che si trova normalmente, diciamo, sui mercati di largo consumo, con il nostro wetting agent, quindi l'imbibente, in modo da eliminare qualsiasi rischio di tracce di calcare poi sul negativo una volta asciutto. Ok, i nostri 200 ml e adesso giriamo per un minutino in modo da eliminare tutta l'acqua più o meno calcarea che abbiamo usato per il lavaggio, e poi per fare in modo che faccia effetto anche l'imbibente, in modo che eventuali gocce residue d'acqua per gravità scivolino lungo la spirale e non rimangano adese alla pellicola. E ci vediamo tra un minuto. Risciacquo finale in acqua depurata e imbibente terminato, e adesso possiamo finalmente estrarre la spirale dalla nostra Rondinax 35U e vedere il risultato. Sarà venuto o non sarà venuto il nostro negativo? Quindi togliamo la manopola, estraiamo la spirale e adesso ci accomodiamo in camera oscura e ci guardiamo, pur ancora bagnato, bello fresco fresco, il nostro negativo sopra il diafanoscopio. Vediamo che cosa è successo. Ok, allora vediamo il nostro negativo, partendo ovviamente come sempre dall'ultimo fotogramma. Perfetto, perfetto, perfetto. Anche questi ritratti all'interno perfetti. Ha lavorato molto bene anche la fotocamera. Ritratti in esterni perfetti. Ok, non ha neanche sfiammato il primo fotogramma. Basta, adesso non ci resta altro che sganciare la pellicola dal suo fermaglio d'acciaio della Rondinax U e procedere all'asciugatura del negativo. Bene, direi che la Rondinax U ha lavorato perfettamente. La Leica CL innanzitutto ha lavorato perfettamente. E ha funzionato tutto. Alla prossima. Arrivederci.